per non saper né leggere né scrivere, oggi voglio far vedere un Lafayette Typhoon. Questa radio è stata elaborata in precedenza col montaggio di un doppio modulatore digitale escludibile, eco e beep. Il problema della radio era che non spingeva assolutamente, col doppio modulatore disinserito faceva tipo 2 watt in muta, 4-5 di modulato massimo, mentre col doppio modulatore inserito spingeva un po' più di come swing, però andava su di eco, modulava in negativo, modulava una chiavica e soprattutto con i lineari esterni era assolutamente inutilizzabile in quanto la modulazione strappava, l'eco sfarfallava e si sentiva malissimo. La radio è stata poi ricondizionata, solo tolto il doppio modulatore, è stata smantellata e lasciato originale col modulatore suo. Problema sempre lo stesso, poco swing, poca potenza per un due finali e una trentina di watt scarsi in PEP sul modulato. Ora voglio far vedere le nuove modifiche che sono state apportate a questa radio, un po' di modifiche, trovate quella su internet, qualche accrocchio così, qualche modifica paesana e molti consigli dell'amico Alex, che non finirò mai di ringraziare. Allora, innanzitutto, selettore SVRK tutto in giù, radio originale, ola 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 ola, ola ola ola, senza parascolto, senza eco, senza nulla. Display rimane così. Lo proviamo sul carico fittizio, logicamente. Primo scatto, abbiamo eco e parascolto. Pronta prova, cambio. Possiamo apprezzare lo swing ora davvero notevole. 2 watt di muta, ora prova radio. 11 watt e mezzo in AVG modulati, cambio. Arriviamo a 12, ma comunque sul modulato siamo sempre intorno ai 10 watt e la cosa è positiva. Con i picchi arriviamo al 13, ma non ci arriviamo col modulato, quindi possiamo dire che andiamo benissimo sui 10 watt. Cambio. Se tiriamo le vocali, ovviamente swinga un po' di più, ma non ci arriviamo col modulato. Dopo andremo a vedere un'altra chicca di questa radio. Ora prova, guardando i watt in PEP con 2 watt di muta arriviamo a 40 watt modulati senza problemi, senza gridare, senza fare nulla. Se tiriamo la vocale lunga, ovviamente cambio. Arriviamo a 42-43 watt, ma effettivi sono una quarantina. Siamo un po' in perrascolto. Anche l'effetto eco è stato rivisto in quanto non mi piaceva. Andiamo a vedere in alta potenza cosa ci dà fuori. In alta potenza abbiamo 5 watt di muta, 10, 11, 12 di modulato, sempre in AVG, in modo da poter usare l'apparato senza lineari, andare lisci, tutto positivo. Cambio. Andiamo a vedere il watt di picco, scala 200 logicamente. Arriviamo a 50 watt di picco senza doppio modulatore. Cambio. Sul modulato ci attestiamo sempre 40 passati. Ora prova radio. 45 watt di modulato, tutta una cosa positiva. 5 watt di muta, prova radio, cambio basso, 10, 12, 11, modulati, positivo, siamo sempre sopra i 10 watt. Lasciamo un attimino la parola in trasmissione, così faremo vedere la chicca. Montaggio di una ventola nella parte bassa per raffreddare lo stadio finale. È lo stadio modulatore che è stato montato nella parte trostante, nella parte del dissipatore, con dissipatore personale di quelli più 125% di mia produzione. Al raggiungimento di 30 gradi, l'inserimento della ventola è automatico tramite termointerruttore e come si può vedere, il display diventa azzurro. Ora, cambio. In questo momento è partita la ventola per un ottimo raffreddamento dello stadio finale e dello stadio modulatore. A questa radio è stato cambiato il modulatore, è stato fatto un po' di modifiche, un po' di accrocchi così paesani, e adesso il risultato, sinceramente, per quanto mi riguarda, è tutta un'altra musica. Andiamo sempre in bassa potenza. 2 watt di muta, anche dopo un pochettino che moduliamo, senza problemi, arriviamo a 10 watt modulati, cambio, le prestazioni sono stabili, i finali sono freddi, tutto positivo, tutto royal. A raggiungimento di 28 gradi circa la ventola si spegnerà e niente, il display tornerà bianco e quindi vuol dire che lo stadio finale, lo stadio modulatore saranno ottimamente raffreddati, saranno freddi praticamente. Altra chicca di questa radio
Sul tastino NBNL stanno montato un preamplificatore di segnale, praticamente la modifica Super Ears che si trova sui vari fisiti americani. Ora ovviamente stanno su carico fittizio, non si vede la differenza. Ora stacco un attimo, monto l'antenna che sta lì e vi faccio vedere un attimino come si comporta questa modifica. A mio avviso molto funzionale, in quanto riesco a tirare fuori ottimamente anche segnali più bassi che in maniera normale, convenzionale, si mischiano un po' al QRM e difficilmente sono capibili, insomma. Ora siamo in antenna, vediamo se troviamo qualsiasi segnale più debole a far vedere la modifica. Questo qui sta arrivando compresso schifo. Vediamo se l'altro interlocutore. Ecco qui. Come si può vedere, la modifica è valida. Ovviamente provarla in propagazione non è il massimo, ma a quest'ora non trovo nessun segnale locale basso. E vi assicuro che io, gli amici più lontani, riesco a sentirli molto meglio. Poi, ovviamente, bisogna stare un attimino attenti ai segnali forti in entrata quando siamo in modifica. Però, sinceramente, è una modifica che mi diverte, mi fa trovare bene, soprattutto con gli amici, ripeto, più lontani. E spero che vi piaccia. Questo è quanto. Un saluto, Francesco.